Siamo insieme a Cristiano Bettega, direttore dell'Ufficio per l'Ecumenismo della CEI, un incontro storico, è sufficiente definirlo così? Sì, va definito così e penso che dopo aggettivi ce ne sarebbero diversi altri ancora. Un aggettivo che io ci tengo, almeno che ho vissuto io in prima persona, ma che mi sembra di poter condividere veramente con altre persone, sia anche commovente, non soltanto storico, che già è qualcosa, però anche commovente e soprattutto, forse ancora di più, un incontro vero, un incontro sincero. Cioè quella parola che ha girato da entrambe le parti, fratello, non mi è sembrata per niente formale o politically correct, come dire qualcosa per attirare l'attenzione, non so, dell'uno e dell'altro. Ecco, a me ha dato l'idea di un reale atteggiamento fraterno, quindi di qualcosa di molto sincero. Prima di arrivare alle altre emozioni di questa giornata, qual è stato il vostro cammino per arrivare a questo momento così importante? Ecco, bravo, appunto, penso anch'io che questo sia da sottolineare, nel senso, io sento in parte cattolica, ma poi anche con amici, collaboratori di altre tradizioni cristiane e a volte anche di altre religioni, ah, che bello questo Papa, che è così bravo, che è così aperto, che è così pieno di gesti, che è così, sì, io dico, ok, d'accordo, è il suo stile, però lui non sarebbe arrivato a Torino stamattina al Tempio Valdese se prima di lui non ci fosse stato un Papa Benedetto, se prima di lui non ci fosse stato Giovanni Paolo II, eccetera, eccetera. E anche perché altrimenti sarebbe venuto in visita privata. Se è lui, il signor, come si chiama, Jorge Mario Bergoglio, che decide di fare una visita al Tempio Valdese, al moderatore o a chi altri, vabbè, si telefonano tra di loro. Ma dal momento che è il Papa viene veramente a nome di una cristianità, di una cattolicità, scusami, che può essere totalmente d'accordo con lui, a volte sinceramente può essere anche magari poco d'accordo con lui su certi, e questo fa parte di un'umanità che tutti quanti condividiamo. Ecco, però io ci tengo a dire veramente, questo è stato un passo storico, un grandissimo passo, ma non è stato il primo passo, è stato probabilmente quello più evidente, diciamo così, no? Quello sotto i riflettori, quello eccetera eccetera, ma reso possibile da una serie lunga di passi precedenti, molto più nascosti, molto più così, meno eclatanti, anche che probabilmente non sono rimbalzati, no? Alla radio, alla televisione, sulla stampa, ma non meno determinanti. Però forse è il passo più importante o quello più lungo, cioè da adesso può iniziare un cammino ecumenico un po' più accelerato su alcuni temi? Ecco, io penso che questo sia l'impegno. Io non so dire ancora, per me è un po' troppo presto, insomma, vedere con un po' di chiarezza che cosa si potrà dire o fare insieme. Sono assolutamente sicuro però del fatto che le ricadute che ci saranno dopo questo incontro non possono essere che positive, perché altrimenti abbiamo tradito non soltanto l'incontro di stamattina, abbiamo tradito l'Evangelo, e onestamente io posso tradire il Papa ma non posso tradire Gesù Cristo, capiamoci. L'abbiamo vista molto molto emozionata abbracciare il moderatore della Tavola Valdese Bernardini e dirle grazie, grazie, grazie per questo incontro. Sì, è vero, perché intanto perché è stato molto coraggioso lui in quello che ha detto, molto chiaro, molto, anche come posso dire, molto pacato, ecco, molto fraterno, no? Nel senso più bello della parola, ma anche molto chiaro, appunto molto coraggioso, perché comunque ha toccato evidentemente anche qualche punto che rimane aperto e che, sul quale c'è bisogno di confrontarsi, sul quale è necessario confrontarsi, ecco. Ma poi anche perché penso che sia stato per lui probabilmente anche un bel momento di, adesso, di gloria, di successo, no? Queste forse sono sciocchezze mondane, no? Pur riconoscibili, evidentemente, però è chiaro, insomma, penso è un bel momento di soddisfazione reso possibile anche dal fatto che lui stesso, lui in prima persona, Eugenio Bernardini, ci crede, oltre alla tavola da lui moderata, da lui presieduta, oltre alla Chiesa Valdese da lui rappresentata, insomma. E
io ho sentito veramente l'esigenza di dirgli grazie, ma proprio anche perché una cosa che mi ha colpito, e penso ha colpito tutti i presenti e anche chi ha visto alla TV l'incontro di questa mattina, cioè, è stata la spontaneità dell'abbraccio dello stesso Francesco con tutte le persone che sono intervenute a vario titolo salutandolo o il moderatore appunto poi dicendo con una bella precisione alcune cose. Mi sembrava doveroso, ecco, in un certo modo, no? Però ci crede sicuramente molto anche Papa Francesco e ha accettato di venire a Torino in maniera ufficiale a incontrare la Tavola Valdese e i metodisti. Ha chiesto scusa in maniera ufficiale per la prima volta, ha detto che un nuovo cammino può iniziare, ci credono anche i cattolici? Sì, ecco, sul fatto che il Papa ci creda, penso sotto gli occhi di tutti, cattolici e non cattolici, cristiani e non cristiani, e io penso che Papa Francesco stia in qualche modo interpretando e anche esplicitando quella che è una necessità di coerenza, no? di coerenza al Vangelo, e che quindi riguarda lui come fedele, come battezzato, riguarda lui come Papa e di conseguenza riguarda noi come cristiani cattolici, ma allargando lo sguardo riguarda i cristiani, indipendentemente dalla tradizione alla quale appartengono. A me sembra bello dire e ripetere, insomma, questo. È vero, forse qualcuno potrà attribuire al suo stile, al suo modo di fare, alla sua formazione, alla sua provenienza culturale e geografica, questa spontaneità di apertura, non lo so come dire, e magari anche un po' brutalmente concludere, vabbè, ma è lui che lo fa, è lui che ci crede. Non è così, non può essere così, altrimenti abbiamo svenduto veramente, anche come cattolici dico, abbiamo svenduto il Papa e non può essere. Allora, che ci sia da parte di alcuni una maggiore, non so, cautela, possiamo chiamarla così, da parte di altri ci sia un grande entusiasmo, un grande fervore, un grande dai che adesso facciamo, dai. Ok, questo fa parte delle differenze umane. Io credo che ogni gruppo sociale umano, e quindi in questo anche ogni chiesa, che comunque poi è fatta evidentemente anche di uomini e donne, vive al suo interno tensioni come queste, no? Maggiore progresso, se mi permette la parola, insomma, maggiore spinta in avanti, maggiore precauzione, cautela, vediamo un po', ma questo è normale in ogni gruppo umano, quindi anche all'interno di qualsiasi chiesa e di qualsiasi religione, di qualsiasi fede. Però poi dobbiamo anche interrogarci su cosa ci dice il fondamento di quella che per noi è appunto parola di Dio. E se questa parola di Dio, pur al suo interno riflettendo, rispecchiando un cammino, rispecchiando quindi una progressione, pensiamo, no? Dal primo all'ultimo testo della Sacra Scrittura, probabilmente non c'è lo stesso stile ovunque, però se già lì vediamo chi sono io per dire no, freno, no, tiro indietro, oppure no, delego a lui, al Papa, o al moderatore, se sono valdese, no? Delego a loro, ai nostri vertici, questi incontri, queste cose, e io sto nella mia beata tranquillità. No, non è più pensabile. A questo punto non so se gliel'hanno già detto, immaginiamo di sì, se no ve lo diciamo noi. Grazie per essere venuti, ci rivediamo nel 2017. Dobbiamo vederci molto prima del 2017 però, perché il 2017 è qui che arriva, e se non vogliamo lasciarcelo passare, dico io come cattolico soprattutto, se non me lo voglio lasciar passare come un aereo sopra la testa dicendo ah sì, c'è stato il quinto centenario della riforma, bene, applausi, strette di mano, no, dobbiamo assolutamente, io cattolico, noi cattolici dobbiamo capire che il 1517 e quindi oggi 500 anni dopo il 2017, e se è vero, magari non è il mio, diciamo, evento fondativo, perdono, se non è il mio evento fondativo non posso pensare di lasciarlo passare in maniera indifferente, quindi è una cosa che riguarda tutto il mondo protestante, tutto il mondo riformato, valdese, luterano, si arrangino loro, no, è da sciocchi.